Pictures. Poi abbiamo Michele Masiero, direttore editoriale, Sergio Bonelli, editore. Vincenzo Sarno, produttore del film per Sergio Bonelli, editore. Andrea Sgaravatti, produttore del film per Brando Box, eccolo. Poi abbiamo Riccardo Piemello che è il regista. Sei male, però. Stuart Martin, che è Uriac. David Morrissey, che è Gorka. Luke Roberts, che è Draca. E poi abbiamo anche in collegamento Will Briggs, che è Harlan, eccolo. E poi Frida Gustafsson, che è Tesla. Allora io andrei subito, insomma, con le domande per cominciare a approfondire, poi ovviamente farete delle altre voi. Comincerei proprio dalla produzione con Roberto Proia. Cominciamo proprio con le cose subito grandi. Quante copie viene distribuito questo film? Allora, grazie a tutti per l'applauso, siete fantastici, molto caldo, grazie. Allora, il film esce venerdì, perché abbiamo iniziato a trascorrere il giovedì, ma esce di venerdì perché andiamo a Lucca Comics, quindi facciamo questa grande premiere lì, in 300 copie. E abbiamo visto, è un film che ha girato tutto quanto in inglese, questo perché è molto proiettato, immagino, anche verso la distribuzione internazionale. Da questo punto di vista, che cosa ci puoi dire? Eccomi! Arrivato, mi prego. Il film è girato in inglese perché, come poi ci spiegheranno i nostri amici di Bonelli, è l'inizio, di una proiezione verso l'estero del Bonelli Cinematic Universe, quindi era quasi d'obbligo farlo in inglese, anche se tutte le maestranze dietro le quinte sono italiane. E chiaramente noi, girando in inglese, avevamo grandi aspettative sul mercato estero. Abbiamo appena chiuso un accordo internazionale per la distribuzione del film, quindi in Italia il film sarà Eagle Pictures, mentre nel mondo il film sarà Sony. Io a questo punto andrei anche un po' alle origini del progetto con Andrea Sgaravatti, perché è partito da Brandon Box. Ci racconti un po' com'è andata questa storia? Sì, diciamo che noi da sempre avevamo quest'idea che anche dall'Italia fosse possibile fare dei film diversi, quindi dei film più ambiziosi che potessero raggiungere il mondo. Io mi ricordo che ero frustratissimo perché quando leggevo i fumetti della Sergio Bonelli editore, cioè, li leggo ancora, ma quando li leggevo all'epoca pensavo, ma cavolo, in Italia abbiamo delle storie fantastiche, no? Abbiamo delle storie che potrebbero essere raccontate. Quanto forte sarebbe fare film, adattare un fumetto della Bonelli, film di questo tipo, libri che scrivi tu, anime giapponesi, perché non lo facciamo in Italia? Sì, sono molto d'accordo con questa visione, perché non lo facciamo? E quindi siamo presentati da Sergio Bonelli editore, siamo stati fortunati perché noi ci siamo presentati nel momento in cui loro avevano aperto un ufficio sviluppo capitanato da Vincenzo, che si occupava proprio di questo, ma non l'avevano ancora comunicato, quindi non lo sapevamo noi. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo identificato Dampier, racconteranno loro perché Dampier. Sì, poi approfondiremo anche questo aspetto. Però insomma abbiamo quindi iniziato a lavorare a un draft, abbiamo capito qual era la storia che volevamo raccontare, quindi la storia dei primi due numeri. Poi qualche tempo dopo abbiamo incontrato Eagle, era febbraio 2018, e anche lì siamo stati fortunati perché noi li abbiamo approcciati per una distribuzione in Italia, e lì ci hanno detto, ma sapete che noi fra poco produciamo il nostro primo film, che era un film con Luca e Paolo, e abbiamo intenzione di entrare nel mondo delle produzioni a gamba tesa, con un sacco di progetti, e quindi si è chiuso questo trittico ed è iniziata questa avventura fantastica. Quindi, come tutte le cose, anche, diciamo, beneficiato di un momento particolarmente felice, l'incontro tra le persone che erano in grado e avevano voglia di fare questa cosa. E abbiamo visto che parte della produzione è in Romania, soprattutto, insomma, è stato girato principalmente in Romania. Come mai? Perché non volevamo fare qualcosa girato in studio su Green, come spesso vengono fatti film di questo tipo. Volevamo girare in location vere, la storia ambientata nei Balcani. Quindi abbiamo fatto uno scouting profondissimo,
Abbiamo girato tantissimo la Serbia, dovevamo girarlo lì, ma non riuscivamo a trovare una location importantissima che è Jorvolac, ovvero quella città dove voi che avete visto il film sapete si svolge tutta la prima parte del... E quindi siamo finiti in Romania, girando in location tipo... Lì eravamo in mezzo alla Transilvania, in un paesino sperduto, una situazione fantastica. Abbiamo girato anche al confine con l'Ucraina, in una miniera di sale a 400 metri, dove stavamo... La scena finale, giusto? Esatto, e lì avevamo ricostruito, perché abbiamo costruito tantissimo anche in questo film, la facciata della chiesa, prima Jorvolac costruita, giù il tempio è costruito appunto in una miniera di sale a 400 metri. Ieri ripensandoci ci ha ricordato che di notte avevamo gli alert per gli orsi, per capire in che situazione assurda fossimo, e poi a Bucarest con un freddo della Madonna, perché leggevamo quasi sempre di notte, sono finiti sui vampiri ovviamente, leggevi di notte... Però insomma è stata un'esperienza fantastica. Sì, no, poi si percepisce questa cosa appunto di girare in luoghi reali, sicuramente è un valore aggiunto. E secondo me un'altra cosa che funziona tantissimo è anche il cast. E per il casting avete scelto una persona d'eccezione, giusto? Assolutamente. Abbiamo scelto Gail Stevens, che è una casting director che sta a Londra, che ha fatto tantissimi film, fra cui Trainspotting, insomma basta quello. E ci siamo completamente affidati a lei. Abbiamo detto... Abbiamo spiegato bene i ruoli, quello di cui avevamo bisogno, e una cosa che ci tengo a dire è che è stato un casting basato sulla qualità, cioè noi siamo partiti guardando i self tapes che ci arrivavano, e dove valutavamo tre cose: uno, la passione dell'attore, due, quanto fosse bravo, e terzo, quanto fosse anche ovviamente in character, cioè simile alla parte che stavamo, al ruolo che stavamo cercando. E solo dopo abbiamo guardato il loro curriculum. Discorso un po' diverso per David, che quando e lì eravamo già in preparazione in Transilvania, e quando Gail ci ha detto che c'era questa possibilità di averlo, siamo tutti impazziti, gli abbiamo scritto una lettera in cui gli dicevamo quanto ci piaceva il suo lavoro, soprattutto con The Walking Dead, insomma, diciamocelo, e quanto sarebbe stato fantastico averlo con noi lì. E qualche settimana dopo ci siamo ritrovati a leggere insieme il copione, e direttamente lì ci ha raggiunto, e quello è stato molto molto emozionante. Fantastico, io a questo punto passerei anche un po' al lato Bonelli con Michele Masiero. C'è questo progetto quindi che viene inaugurato con questo film, che è Bonelli Entertainment, se ce ne vuoi un pochino parlare. Ve ne parlo volentieri, molto volentieri, si credo percepisce l'emozione che abbiamo tutti oggi noi qua. Per noi è un nuovo giorno uno, perché chiaramente la Bonelli come casa editrice leader del fumetto in Italia, tra i più importanti al mondo, quei personaggi che hanno fatto la storia del fumetto, non solo per il loro successo commerciale, ma perché, almeno in un paio di casi, cito Tex e Dylan Dog, sono entrati nella storia del costume italiano e non solo. E quindi non abbiamo bisogno di presentazioni da quel punto di vista, credo, però questo è l'inizio di una nuova era. Ecco, quindi l'idea di trasportare i nostri personaggi, le nostre creatività di carta, in un'altra dimensione, che è quella multimediale, quindi del cinema, dell'animazione, della serie televisiva, del videogioco, è stata fatta con determinazione. Abbiamo voluto creare proprio un braccio produttivo interno chiamato Bonelli Entertainment, come giustamente ricordavi, di cui questo è il primo passo, proprio per essere all'interno del discorso produttivo in tutte le sue fasi, da quella creativa, a quella più tecnica, a quella più commerciale, a quella distributiva. Abbiamo avuto esperienze non felici nel passato, ma perché non eravamo coinvolti direttamente. Ora Bonelli porta i propri personaggi, il proprio know-how fumettistico in quest'altra dimensione, essendo dentro il potere di comando, ecco, diciamo. Questo vuol dire che difendiamo le creatività, difendiamo gli autori, difendiamo i personaggi e i lettori che si riconoscono da generazioni nelle nostre uscite da edicole, da libreria. Anche questo credo sia... Grazie. Anche questo credo sia evidente, insomma, dal film, l'amore e il rispetto anche per la fonte originaria. Già prima ci domandavamo perché Dampir, cosa vi ha spinto a scegliere proprio Dampir come vostro primo progetto? Sì, noi purtroppo nasciamo prima come appassionati lettori, purtroppo dico, no? Tra mille una cosa positiva. Esatto, e siamo riusciti a fare di questa passione un lavoro che credo sia la cosa più meravigliosa, ma immagino che i colleghi qua possano dire lo stesso nei loro rispettivi campi.
E quindi questo che è appunto il primo step verso qualcosa che ci porterà in futuro. E Dapir è stata quasi una casualità, devo dire, grazie all'intuizione di Andrea Sgalavatti e Brandon Box, che ci ha proposto questa cosa che doveva nascere piccola e poi si è ingrandita di smisura. Ci abbiamo subito creduto, abbiamo pensato che partire con un personaggio non tra i più iconici, tra i successi più recenti, ecco, ma non tra i più iconici della casa editrice, fosse il modo migliore e necessario, ecco, per presentarci proprio come biglietto da visita là fuori. Ma questo non significa che ora siamo impegnati su altro, anzi, proprio a Lucca stessa annunceremo e mostreremo i primi episodi di una serie animata, Dragonero, nostro fantasy, che è prodotto insieme a Rai, che trasmetterà proprio dal mese prossimo sui suoi canali. Stiamo lavorando a una serie live action di Dylan Dog insieme a James Wan, il regista di Aquaman, The Conjuring e la sua società di produzione, un progetto internazionale molto molto ambizioso. Abbiamo intenzione, già stiamo lavorando, almeno a livello di preproduzione e scrittura, sui nostri personaggi, anche quelli più delicati, insomma, quindi sicuramente Martin Mister no, ragioniamo anche su Tex, nonché le nuove produzioni fumettistiche che nascono già con una prospettiva multimediale, quindi già nascono nel doppio binario, ecco. Però questo di oggi è veramente il nostro primo step, il nostro biglietto da visita, da qui speriamo parta veramente una strada lunghissima e per noi molto ambiziosa, e ce la stiamo mettendo tutta. Quindi appunto l'inizio di qualcosa, perché esiste anche un pregiudizio rispetto al fantastico in Italia, sei d'accordo? I cinecomics funzionano tantissimo all'estero, noi forse siamo rimasti un pochino indietro su questo campo. Ma esiste un pregiudizio, non so quanto giusto oppure no, legato in genere, il bisticcio di parole, ai film di genere in Italia, dove noi siamo stati maghi da sempre, no? Cioè negli anni 60 e 70 abbiamo prodotto le cose che sono diventate cult in giro per il mondo, poi non si sa perché invece sembra che noi non riusciamo più a farli. Mi sembra che la generazione nuova di sceneggiatori e registi italiani stiano proponendo cose, e secondo me perché sono anche molto lettori di fumetti, e non solo, e anche dei tuoi libri. Aleggiano oggi i miei libri. È vero, vero. E quindi sì, adesso è il momento invece di dimostrare cosa sappiamo fare anche noi, alla maniera nostra, nel senso veramente io credo che la grammatica bonelliana, al di là di tutto, si legga qui. Non vogliamo scimmiottare i nostri colleghi d'oltreoceano, per esempio, di cui abbiamo il massimo rispetto e siamo i primi fan. Però questo è un modo nostro, ecco, un modo di proporre eroi molto particolari, persone con delle caratteristiche anche umane particolari e non supereroi. Questo è sempre stato il nostro modo bonelliano di proporre i fumetti e credo che sarà il modo bonelliano di proporli anche in altre dimensioni. Anche io allora approfondirei con Andrea Sarno questo aspetto, come effettivamente si fa a passare dal comics poi al film? È una domanda... Domanda difficile. Una domanda difficile e sono particolarmente emozionato, ve lo confesso. Sono emozionato perché in questa sala avete visto il film, voi siete il mondo della comunicazione cinematografica in Italia e avete ritagliato un pezzo della vostra vita per dedicarla al nostro sogno. E quindi prima di tutto voglio dirvi grazie di essere qui, e l'altra, e cavolo, Diciattolesi mi sta facendo una domanda, signore mio, leggevo i suoi romanzi ed ero follemente perso per il suo stile. Grazie, grazie. Quindi sono straemozionato. E detto questo, come si fa a produrre una trasposizione con un atto d'amore, con un grandissimo atto d'amore e con tantissima professionalità, circondandosi delle persone migliori? Io ho una fortuna straordinaria. Lavoro in un'azienda meravigliosa che è la Bonelli, dove ti permettono di realizzare i sogni, dove credono nelle idee che porti intorno a un tavolo, dove quello che sogni si trasforma in un piano industriale incredibile. E è impressionante veramente, perché il rispetto e l'amore sono le direttrici assolute, sia nel mood relazionale sia nel desiderata di dare ai lettori la stessa esperienza che hanno guardando il film.
è qualcosa di incredibile. Noi quello che volevamo fare era coinvolgere lo spettatore come veniva coinvolto il lettore di Dampier, e per fare questo siamo stati fedeli, assolutamente fedeli. Ma la fedeltà, dirò una cosa impopolare forse, passa attraverso piccoli tradimenti, ma per tradire hai bisogno di trovare le persone geniali con cui farlo, e io ho avuto l'onore di conoscere questo team, di conoscere Riccardo Chemello. Quando l'ascolterete resterete sconvolti, e a lui un universo dentro il cuore, qualcosa di impressionante, perché quello che ti esprime, quello che ti racconta, prima di tutto è emozione, e poi è una conoscenza tecnica del mezzo che è impressionante. E questi tre attori presenti in sala e due presenti in collegamento hanno fatto qualcosa di incredibile, hanno emozionato noi che eravamo lì. Io non dimenticherò mai un momento che secondo me è il punto in cui è nato questo meraviglioso universo, ed è quando intorno a un tavolo il mio direttore Michele Masiero faceva leggere il copione agli attori e Riccardo dava le sue indicazioni d'espressione. Michele cuciva, faceva il tailor made, come si dice in gergo, delle battute per farle diventare parte del loro vissuto esperienziale. Vi giuro, per me è stata un'emozione. Io ero in silenzio in un angolo con Andrea Sgarabatti, perché da produttore devi stare sempre un po' in disparte, devi trovare le persone giuste, metterle insieme, e poi quando le vedi che lavorano insieme è meraviglioso. Io condividevo questo con Roberto Proia, e Roberto, che ha prodotto molto di più di quanto ho prodotto io, mi ha detto: guarda, è una delle parti più belle che ti può succedere. E arrivare a quelle emozioni, essere intorno a quel tavolo, wow, vi giuro, era il fumetto che leggevo da ragazzino e che era diventato realtà. Non c'erano effetti speciali, non c'erano costumi, eppure sentire loro che parlavano era la più grande esperienza che si potesse mai avere. E io ero il produttore insieme a loro di questo progetto, e fidatevi, la mia emozione non aveva pari, veramente non aveva pari. E ovviamente lo script è stato, e gli sceneggiatori sono italiani, due fra l'altro sono in sala qui, Mauro Zeo e Giovanni Masi, insieme a Alberto Stini, hanno scritto la sceneggiatura, e Mauro Zeo, che è uno dei creatori di Dampier. Ovviamente è stato scritto in italiano, in molte versioni, poi è stata tradotta, ma insieme a loro, al tavolo insieme a loro, noi abbiamo trovato davvero il linguaggio, il cuore. Loro ci hanno aiutato tantissimo a rendere il linguaggio vero, verosimile, e che potesse essere credibile. Ci hanno messo il cuore, questi cinque che vediamo e gli altri attori che non sono qua presenti, e io li ringrazio veramente moltissimo, perché per loro non è stata solo interpretare un personaggio, ma davvero hanno messo se stessi, una loro passione, in qualcosa che vedevano insieme a noi nascere. Riccardo ci ha messo il cuore, il fegato e credo qualche data decina di organi interni, quindi vabbè, cosa possiamo dire? Ma io credo che questa cosa si percepisca tantissimo. Poi i prodotti funzionano proprio quando c'è questa passione, questo amore da parte di tutte quante le persone che partecipano. Io adesso andrei proprio, insomma, su chi fisicamente, diciamo, l'ha interpretato, l'ha fatto. Partirei dal regista Riccardo Chemello, che è un esordiente sui lungometraggi. Come ti sei trovato? Quali sono state le sfide, le difficoltà, le cose belle? Sentite, sì. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere speciale per me essere qui. Allora, sicuramente è stato un roller coaster di emozioni fare Dampier, perché la mia è una storia un po' particolare, nel senso quasi un percorso atipico come regista. Io sono partito come un atleta di parkour, e ho avuto una mia giovane carriera anche molto promettente, poi sfortunatamente, per fortuna, insomma, ho avuto un incidente che mi ha... per cui ho dovuto smettere di praticare questo sport, però ho voluto portare tutto il mio entusiasmo, la forza, e l'ho spostata sulla videocamera, quindi mi sono messo dall'altra parte della camera a filmare questo sport, e da lì è partito
un viaggio che mi ha portato proprio a vivere un po', passatemi questo termine, come un pirata in giro per il mondo, insieme ai miei amici che facevano quello sport di quei tempi, a fare questi videoclip che su YouTube incominciavano a spopolare. E lì in qualche maniera cominciava un po' ad essere per me l'inizio del mio modo di vedere la cinematografia e il filmmaking. Da quello è stato interessante perché poi ci si è spostati sul mondo commerciale, in qualche maniera questa passione è diventata un vero e proprio lavoro, perché dei produttori, in questo caso Andrea Sgarabatti, non sapevo come potesse conoscermi già quando ero atleta, però è stato bellissimo che lui ha riconosciuto la bellezza dei lavori che avevo fatto ed è riuscito e mi ha chiamato a cospetto verso, cos'era, il 2018 penso. E in quel giorno là per me è stato un giorno speciale perché ho visto un po', diciamo, l'inizio di un nuovo percorso, perché mi ha mostrato il pitch di Dampir. Per me, che inizialmente da giovane ero un amante, un divoratore di manga e fumetti, Dampir lo conoscevo e vederlo lì davanti ai miei occhi è stato un sogno che si avverava. E poi ho avuto il piacere di conoscere Roberto Proia e tutta la produzione di Bonelli, Vincenzo Sarno e Michele Masiero, e da lì è partito questo viaggio incredibile che inizialmente aveva delle, come ha detto giustamente Michele, aveva delle dimensioni un po' più contenute, però si sentiva che c'era una voglia, desiderio e la passione di portarlo al next level, voglio dire, insomma, di portarlo verso un altro livello. È stato sicuramente, una domanda che spesso mi fanno è come è stato proprio da gestire un budget così importante. Io dico che la mia fortuna più grande, il piacere e l'onore che ho avuto di lavorare con un team in pre-produzione e in produzione incredibile. E spesso questi film sono fatti da una troupe americana, invece dietro la camera, e questo è un orgoglio nostro, c'era praticamente quasi e solamente un team italiano. E questo era una cosa che dava un'energia incredibile sul set, vedere tutte queste maestranze che portavano tutto il loro talento e tutta la loro passione e conoscenza acquisita negli anni in progetti giganteschi, la portavano a servizio della storia e permettevano a me di lavorare a mio agio e portare la mia visione. Quindi un grande rispetto e soprattutto un complimento incredibile va fatto a loro, che hanno comunque creduto in un giovane che sulla carta era alla sua opera prima, e penso che sia giusto fare un applauso ai produttori perché hanno preso un rischio che pochissime persone possono permettersi, e quindi questo rischio di portare un giovane a fare la sua opera prima così grande è qualcosa che rimarrà per sempre, e voglio ringraziarli qui pubblicamente. Trovo giusto perché è anche un bellissimo messaggio al di fuori. Quindi un respiro internazionale, però radicato anche nella insomma, realtà italiana, nelle maestranze italiane, come dicevi. Io adesso andrei sugli attori e partirei dal nostro Dampir proprio, quindi Wade Briggs. E niente, vorrei chiedergli che cosa lo entusiasma di più del personaggio di Dampir e che cosa ritiene che lo renda diverso da altri eroi che abbiamo visto sulla carta e sullo schermo. What did I like? There was so much to like. I feel like it was a great privilege to be trusted with. Credo sia stato un enorme privilegio che mi abbiano dato questo ruolo di poter far parte. Sono stato molto fortunato di non crescere in Italia. È un vantaggio quello di non aver conosciuto da prima il comic, perché altrimenti avrei avuto troppe aspettative. E invece mi sono concentrato sull'aspetto umano di questo personaggio. Ho avuto l'enorme fortuna di condividere questa esperienza con meravigliosi attori che mi hanno permesso di indagare nel viaggio del mio personaggio. È un eroe piuttosto poco probabile, è diverso da quelli che si è il classico anti-eroe. Shining Captain America qualities that perhaps so many superheroes that we know carry. He's much more complex, he's much darker, his journey is, I use the word human because that's the thing that resonated with me most about playing Harlan, is it feels like a very human story, and he has to navigate certain aspects of himself that I think we all have to face and come to terms with certain aspects of his past and things that he's experienced to truly realize his full potential and his full power.
So I feel very fortunate, very privileged to have been trusted with this role, and very grateful that I was surrounded by so many people who were clearly so passionate and loved so much, so much of what Dampier and Bonelli have offered Italy. And that passion and that love really was such an incredible support to have in playing this role. Roberto, volevi fare un commento? Sì, ciao Wade. Volevo condividere un piccolo aneddoto di quando abbiamo scelto Wade. Noi eravamo a Londra a fare i provini in persona, abbiamo visto il self tape, lui ci piaceva molto, anzi era proprio in cima alla lista, quindi eravamo molto curiosi di vederlo dal vivo, finalmente avremmo avuto il provino dal vivo. Un paio d'ore prima ci chiama la sua agente e dice: guardate, io non so se ce la fa perché la sua fidanzata ha appena avuto le doglie, quindi sta partorendo. Davanti a una cosa del genere dici: vabbè, che peccato, caspita, vabbè, niente, andiamo avanti con gli altri, eccetera. A un certo punto arriva lui: eccomi, eccomi, ci sono. E no, perché lei mi ha detto: no, amore, vai, 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 ci penso io. Quindi il tema che adesso, questa cosa qui alla fine gli ha portato il ruolo, quindi non è stato niente, però dimostra anche il livello di commitment di un attore quando veramente vuole un ruolo. Esatto, si vede la passione vera, direi, a questo punto. E andrei anche su Frida Gustafsson, che è invece Tesla. E anche Tesla è un personaggio particolare, perché ha questo mix, diciamo, di grande forza fisica, ma anche delle fragilità. E devo dire che di personaggi femminili forti, per fortuna, se ne vedono sempre di più al cinema, e quindi a Frida vorrei chiedere quali sono le caratteristiche che permettono a Tesla di spiccare rispetto alle altre eroine femminili che siamo abituati a vedere al cinema. Sorry, would you mind repeating the question? I'm hearing it translated and it didn't really make sense. Okay. I tell you it in English directly without the translation. You prefer like this? That would be wonderful. Okay. So I would say that there are a lot of female heroine in cinema. Okay, strong. And Tesla has this particular mix of frailty and strongness. Okay, and I'd like to know, what do you think that Tesla has that make her different from other strong female characters we see in cinema? Yes, wonderful question, and I can only agree. Finally, we're reaching a place in history where female characters get to be portrayed as powerful, as leaders, as having agency, and are driving the stories forward. Immediately, I fell in love with Tesla because she has these wonderful human qualities. Even though she is more than human, that was what I really resonated with. She's such a complex person, and she goes through this incredible journey of regaining her agency and showing that you can take control over your own life and make your own decisions, no matter the situation that you're in. And that was, I think, what just really made her stand out for me. Sì, perché credo che un'altra cosa molto forte nel film è il percorso che tutti quanti i personaggi fanno, quindi non soltanto mettere insieme, diciamo, il team dei supereroi, se vogliamo parlare in termini di cinecomics, ma anche mostrare la crescita di persone sostanzialmente vere, reali, con cui possiamo in qualche modo sentire un legame, rivederci. E andrei anche su Kuriak, e quindi con Stuart Martin. E quindi vorrei chiedere, com'è stata questa esperienza di girare Dampier? Che cosa gli è piaciuto particolarmente? Yeah, very good question. I loved it from the moment I received the, you know, everything that came with the meeting, which was this amazing artwork from the guys at Sergio Bonelli and this character of Kuriak, and I went straight to the material and looked at it, and I fell in love with Kuriak immediately, and I fell in love with the comics and this world, this very real, gritty world set in the Balkans, and the character. I think straight away I felt an affinity with him, and felt very quickly I could sort of feel Kuriak, and you know, coming over to Romania and working with Ricardo and the amazing production that we had, it instantly felt, you know, stepping on set, you felt like you were there. So it was a very easy, you know, to feel these characters, and it's very helpful as an actor.
I mean, the collaborative experience that we all had, we had 3 weeks of rehearsal where we sat down and we got into the script and we, you know, were given this ownership of these characters. It was a really special time and a very special production. You know, there was a lot of stunts, it was very cold, it was, you know, I think half of it or three quarters of it was probably night shoots. So it was 0 degrees or minus in Romania. Doing these night shoots, we were tired. I was smoking about 60 cigarettes a day, you know, but it makes you really feel like that character. You were bashed, you were bruised. I kept on getting these cuts on my hand because I was cocking the AK-47 wrong, you know, my bleeding hands. And it really makes you feel like you're there, and helps you to portray a character like Kuryak. It was a fantastic experience. Intensa ma molto bella, direi. Intense but very good. Exactly. Yeah. E passiamo invece a Draka, che è il padre del protagonista, quindi abbiamo Luke Roberts, che ha interpretato anche un altro padre, il padre di Batman, quindi due figure paterne molto diverse. Gli chiederei a questo punto un confronto, visto che siamo sempre nell'ambito del cinecomics. Ciao a tutti. Yes. Sure, I seem to be, I don't know about cornering the market of fathers who haunt their superhero sons from beyond the grave, but that seems to be where the casting is going. Very, very different, of course, and everybody knows the Batman mythology, and this was an absolute a trip and a pleasure to explore the world of Dampier. Yes, when I met with Ricardo and Andrea, it was, to be honest, it was a done deal. Beyond the obvious excitement of wearing the dark shawl and being a master of the night, I had seen Ricardo's parkour reel. I had seen the commercial reels online, and I just knew we were in very safe visual hands, which was exciting because it paired with the Benelli universe that we're all now inhabiting. So it was for me it was a done deal. And then of course they said that I would I came from the same family tree as a very handsome Wade Briggs. So I was in. Draka is a very different quantity, and I think I was excited about it because I was looking forward to exploring his motivation. He obviously is a heavyweight, devilish presence that looms large. Although my screen presence isn't so large in this movie, it's very much sort of the undercurrent. I was interested, though, in his intentions, as most actors are, and why has he produced the Son of the Devil, who he is at once, it seems to me, proud of, but at the same time, he's sent out, a catastrophic, incendiary device to destroy his own kind. And so, where do you sit with that? So that was very interesting to me. And the team, and as Stu rightly says, were so enthusiastic. I've never seen such passion on set or behind the scenes. And so, joy to join this cast and this crew. Mi piace tantissimo la passione che emerge da questa conferenza stampa che stiamo facendo. Fai aggiungere una cosa riguardo Draka, che appunto voi avete visto il film, ma quindi sapete che quest'uomo ha un piano, chissà, insomma, non si capisce bene cosa, ma è appena seminato no, in questo primo film, ma ovviamente il seguito avrà come grande protagonista questo uomo e il suo macro piano che scopriremo. I lettori di fumetti magari già qualcosa sanno, però sarà interessante esplorarlo approfonditamente da qui in avanti. Ecco, diciamo che Draka quindi rappresenta un pochino un mix, diciamo, tra il male, però anche qualcos'altro, perché appunto dobbiamo indagare quali sono poi le sue motivazioni, abbiamo detto, poi le vedremo. Invece Gore, che in qualche modo è proprio l'incarnazione del male vero e proprio, è l'anima oscura di questo film. E allora chiederei a David Morris e anche un po' di questa lettera che abbiamo sentito citata all'inizio, che cosa ci ha trovato che, insomma, l'ha spinto a decidere di partecipare a questo progetto?
Just to say it's brilliant to be here. It started with the script. The script really intrigued me. I thought it was a real brave script, really, to set this genre in a traumatic recent history. I thought that was a really wonderful thing to do. And then, like the others have said, I saw Ricardo's reel, and I thought he had this great vision and ability to handle the camera and stuff. And then I met the guys. And yeah, every job you do as an actor is, or in any creative process, is a leap of faith. But they were really serious, and I felt that their ideals and their production values were things that I wanted to join in with. And every step of the way, it proved to be what I thought it was going to be. The first time I arrived on set, the set of The Village was just phenomenal. And also, I have to say, you know, working with the crew, our makeup team, our costume team, our construction team, the design team was top notch. Every bit of the way you went, you thought, these are people who know what they're doing. There's a real strong vision here. And I just found that a wonderful place to work, really. It was great. And with my fellow actors as well, you know, you were able to play, you were able to have fun, but you were able to really go for it. The salt mine was interesting. That was, it was a really interesting place to film, and it added everything. You couldn't have got that in a studio. You would never have got the atmosphere like we had down there in a studio. It was fantastic. It was a great, I'm very proud to be associated with it and to be in it and to work with everybody here. Ma io a questo punto passerei alle vostre domande. Vi passiamo il microfono. Già ce n'è una. Sono Roberto Davide Papini, da Nazione QN. Volevo chiedere in particolare alla Bonelli, ma oggi avete presentato un lungometraggio tratto da una serie Bonelli. A Lucca presenterete una serie TV in animazione. Ha parlato di una serie TV su Dylan Dog live action. Qual è il criterio che vi ha portato e che vi porta a dire Dampir facciamo un lungometraggio, Drago Nero facciamo una serie animata? Cioè il discrimine tra animazione e live action, serie animata e film, lungometraggio, nelle vostre scelte ovviamente. Intanto ciao Roberto, piacere, grazie per la domanda, è bellissima. Bisogna guardare al futuro, bisogna avere una visione strategica se si vuole costruire, e per costruire bisogna trovare la metodologia più adatta e comprendere qual è il mezzo più opportuno per realizzare un sogno. E in ogni progetto che stiamo sviluppando, in ogni singola parte delle produzioni della Bonelli Entertainment, del braccio produttivo della Sergio Bonelli Editore, il desiderata è troviamo il media, troviamo la tecnica e troviamo gli autori più giusti per restituire un'emozione. Cerchiamo le più grandi personalità che sappiano comprendere che cos'è che ha reso quel fumetto un successo e portarlo in un nuovo media. Io mi sembra opportuno veramente citare che Dampir e Drago Nero, che hai citato prima, hanno due colonne simili, che sono Mauro Zeo e Giovanni Masi, perché sono i sceneggiatori, i creative producer. Magari alzatevi così, vi vedo tutti, eccoli. Su Dampir loro hanno preso il progetto di Maurizio Colombo e Mauro Boselli, l'hanno portato su un tavolo, si sono seduti con Alberto Stini, che è un'altra grande firma dei fumetti Bonelli, da Dylan Dog, a Nathan Nevere, è un grandissimo sceneggiatore, e hanno avuto accanto Mauro Boselli, uno dei due papà dell'opera.
e quello che ci hanno riportato è stata un'emozione pazzesca. E quando io vedevo Riccardo seduto con loro e Andrea che aveva il fumetto in mano e guardava le tavole, e io ho capito che stavamo costruendo qualcosa di meraviglioso. E il media giusto per raccontare una storia di origini come quella di Dampier non poteva non essere la sala cinematografica, perché c'è bisogno di arrivare in sala per raccontare una storia così. Noi volevamo qualcosa che riempisse lo schermo, che desse un'esplosione in ogni singolo frame, che emozionasse, perché fin da quando Colombo e Boselli avevano scritto il fumetto nel 2000, avevano pensato a qualcosa al sapore cinematografico. Allo stesso modo, quando si pensa a Drago Nero, noi avevamo desiderata di costruire una serie animata che avesse anche dei valori produttivi prossimi all'animazione giapponese. Perché? Perché non viviamo soltanto di fumetti e film, ma la serialità televisiva è parte della nostra grammatica, lo è diventato sempre di più. E poi il fantasy in Italia sta vivendo un momento meraviglioso, grazie soprattutto a quello che ha fatto Liscia, perché ha educato generazioni con i suoi libri ad amare il fantasy. E quindi grazie. Mi stai dicendo che sono vecchia? No, sto dicendo che scherzo. Sono 20 anni e faccio questo mestiere, effettivamente. Qualche altra domanda? Aggiungo soltanto brevissimamente che la domanda non è banale, anzi, grazie, assolutamente. Secondo me, visto appunto cosa fanno i nostri colleghi, no? Legato a questo mondo, noi parliamo del cinecomic in specifico, ma si potrebbe parlare dell'entertainment in generale, ormai credo che cinema, serie televisiva, animazione possano anche convivere, non è che bisogna scegliere per forza una o l'altra. È ovvio che dipende anche dalle realtà produttive con cui ti trovi ad avere a che fare, i partner che trovi lungo la strada, come dicevamo. All'inizio Dampier era nato in un altro modo, incontrare sulla nostra strada i Gold Pictures ha completamente fatto cambiare le carte in tavola, quindi abbiamo trovato questo partner entusiasta come noi e abbiamo deciso di finanziarlo personalmente, Bonelli e Eagle, quindi anche di scommettere su questa cosa, perché doveva essere il biglietto da visita di entrambi nel mondo produttivo con ambizioni internazionali. Però in altre occasioni invece si può ragionare sulla serie televisiva se trovi un partner più adatto a questo. Il mondo animato per Drago Nero, Rai ci ha proposto e si è innamorata della cosa, e quindi perché no, per un target più piccolo, perché Drago Nero in edicola è un fumetto per adulti, diciamo, e questo cartone è la derivazione kids, no? Quindi credo che si possano fare molti esperimenti. Ovviamente va la passione, va il progetto, ma anche il partner e le occasioni che in quel momento il mercato ti propone e quindi cogliere dal volo. Sì, salve. Io avrei una domanda per Bonelli. Intanto sono Lorenzo Verdile per Nerdpool. Allora, io faccio una domanda da lettore di fumetti, prima di tutto, cioè nel senso che è cresciuto leggendo Bonelli, insomma, quindi da appassionato. Io ho sempre avuto una convinzione, ovvero che la Bonelli avesse tanto potenziale internazionale, e in effetti Bonelli Entertainment va in questo senso, no? Cioè di internazionalizzare ancora di più un brand come Bonelli, che per sempre è stato internazionale. Mi viene a pensare, non so, all'idea che Zagor è pubblicato anche in Turchia e in molti altri paesi, insomma è sempre stato un brand internazionale. Però nonostante alcuni tentativi in passato, secondo me non è stato ancora dispiegato il pieno potenziale fumettistico, intendo anche, di molti personaggi della Bonelli. Certo, ci si è provato in passato, in parte riuscendo, in parte no. Allora io dunque mi chiedevo se Dampier e tutto il Bonelli Entertainment con gli altri media sono un trampolino di lancio anche per il fumetto, per rendere ancora più internazionale, insomma, il fumetto Bonelli. Avete dei progetti, immagino di sì, insomma, concreti per rendere ancora più appetibile il fumetto Bonelli all'estero? Mi viene in mente, non so, Dampier, un fumetto comunque di 98 pagine che io ho letto dal primo numero, insomma, recuperandolo in bianco e nero. Quali sono i progetti magari per portare, non so, magari colorandolo, tentando una foliazione diversa, per portare il fumetto Bonelli classico nel formato Bonelli in altri mercati, come può essere quello americano, con un mercato molto florido? Grazie. Sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che abbiamo
ambizioni e abbiamo anche, credo, il know-how e i personaggi per riuscirci. Ovviamente è il momento storico che determina le cose, no? In questo momento c'è una grande fame di contenuti tra appunto cinema, anche nonostante il periodo che il cinema sta vivendo, e network e gli streaming, no? Ovviamente è il momento giusto per fare questo passo, quando invece qualche anno fa era molto molto più complicato. Citavi le esperienze in cui dicevo prima noi non siamo stati coinvolti direttamente, mentre adesso appunto si parte con un altro passo. È ovvio che noi siamo comunque una casa editrice e quindi continuiamo a produrre fumetti e a volerli esportare all'estero. Giustamente, come sapete, i mercati internazionali sono diversi da quello italiano, infatti tu già citavi per esempio i formati o il bianco e nero piuttosto che il colore. I nostri fumetti hanno una peculiarità molto, molto nostrana, molto italiana, eppure essendo pubblicati all'estero hanno meno fortuna, ecco, fuori dai nostri patri confini. Però ci siamo ovunque, anche con numeri interessanti, soprattutto per alcune testate. Sì, c'è anche questa volontà, ovviamente. Abbiamo avviato partnership internazionali, anche a livello editoriale, che speriamo possano dare i loro frutti nell'immediato futuro. Proveremo così, però è chiaro che comunque noi, più che adattarci agli altri mercati, proviamo anche a fare il discorso inverso, se no facciamo sempre, no, la Cenerentola. Noi comunque, voglio dire, abbiamo, cioè, siamo abbonati, no? Quindi, cioè, in questo in qualche modo possiamo tirarcela un pochino e provare a vedere se invece riusciamo a portare anche gli altri, ecco, sulla nostra via, o trovarci a metà strada. Esperimenti che stiamo facendo ultimamente, soprattutto dei fumetti che nascono per il mercato librario prima che quello da edicola, hanno formati, espressioni, durata, graficamente e narrativamente sono anche più vicini a cose maggiormente esportabili. Quindi, certo, è un lavoro che si fa giorno dopo giorno, ovviamente. Allora, faccio io un'ultima domanda, mi dicono, certo. Perché...